Ed eccoci qua con un nuovo video. Vi porterò come durante questa settimana di preparazione per gli esami della sessione estiva. Non so voi, ma la sessione estiva è quella che io soffro più di tutte. Fatemi sapere se anche per voi è così. Intanto mettetevi comodi e godetevi questo video. Ed eccoci qua, siamo a lunedì, quindi primo giorno della settimana, e questa settimana sarà super impegnativa in termini di studio perché c'è un esame alle porte. Avrò un esame fra 2 settimane, quindi urge un chiusone di studio. Io quello che faccio è mi sveglio presto, comincio a organizzare la giornata, comincio anche a studiare un pochino, e se diciamo questo è un esame nuovo che ancora non avevo programmato, organizzato il mio studio, appunto decido, organizzo come andrò appunto a dividere il mio studio di giorno in giorno. Poi faccio un breve pit stop con la mia colazione che deve essere sempre bilanciata, e dopodiché mi rimetto a studiare. Se riuscite a farlo in compagnia, bene, basta che sia una compagnia giusta per il vostro studio e diciamo che sia anche che vi aiuti a studiare meglio, ecco. Dopodiché pausa in palestra, perché quella è essenziale per quanto mi riguarda, pranzetto e continuo così la mia giornata. Diciamo che non faccio chissà quali grandi cose durante la sessione, ma cerco di comunque mantenere una routine e non togliere tutto quello che comunque mi fa stare bene, come può essere la palestra, come può essere un'attività veloce fuori porta. E diciamo che la pulizia dei denti non è che sia la mia attività preferita, però occorre farla a quanto pare una volta ogni 6 mesi o una volta l'anno, insomma fate un po' voi, ma comunque l'ho fatta, mi sentivo molto più pulita a livello dei miei denti, quindi top. E poi mi sono rimessa qua a studiare e lavorare, ma adesso pian piano nel video vi spiego meglio qual è la mia routine e come mi organizzo. Intanto Giulio si gode la sua pizza, anzi era tipo metà pala di pizza, qua a Roma si fa molto la pala. Dobbiamo uscire tra poco, che vengono degli amici di Giulio, quindi andiamo a berci qualcosa tutti insieme. E io mentre aspetto mi faccio un dolcetto. Questa qua l'amo troppo. A tutti i cerealini. E adesso vi ho fatto vedere la mia barretta di cioccolato preferita, il mio outfit per la serata, e possiamo passare al giorno seguente senza troppi indugi e parecchi morsi di barretta dopo, insomma. Eccoci qua al martedì, quindi il giorno seguente. Ovviamente io inizio la mia giornata con un bel caffè, quello che mi aiuta sinceramente ad alzarmi dal letto in queste giornate in cui so che mi aspetteranno ore di studio molto disperato. Sono quelle poche certezze che so che mi faranno stare bene, quindi il mio caffè freddo, la mia colazione, che quest'oggi era questo tortino fantastico, super buono, che assolutamente c'è la ricetta qua scritta, quindi provatela e fatemi sapere. Proviamo, let's try. Buonissimo. E poi ovviamente mi aiuta anche il fatto di sapere che mi sono organizzata e so quello che dovrò studiare ogni giorno. Quindi un esame di questo tipo, io faccio ingegneria, quindi sono materie prettamente fatte di esercizi, calcoli, ma oltre a quello ci sta anche una parte teorica, quindi diciamo mi divido le giornate in esercizi, teoria, oppure mattina esercizi, il pomeriggio teoria, cose così. Adesso vorrei fare un ordine su Prozis, che sapete io devo praticamente una volta al mese, togliamo il computer dalla carica perché carico, posso fare un ordine su Prozis, e quindi cioè tipo col fatto che collaboro con loro ho questo mio ordine mensile. Voglio provare qualcosina di nuovo oltre a prendere i miei staples, quindi vediamo un pochino che cosa possiamo provare. Ci sono un bel po' di novità effettivamente sul sito, lo aggiornano molto spesso. Poi ovviamente vi faccio vedere e farò l'unboxing, come vedere tutto quanto. Ma vorrei prendermi un nuovo gusto di proteine vegane, perché adesso lo sapete sto impazzando a farmi sempre gli overnight oats, quelli che faccio e, con l'avena e poi le proteine vegane. Poi ci metto lo yogurt e le digerisco molto bene quelle vegane, quindi prendo quelle. Poi volevo vedere anche tipo i bagel, che sapete che io amo, e poi anche magari qualche preparato per fare pudding, qualche gelatino che ho visto che verranno sul sito, insomma cosine così. E poi magari vi faccio vedere tutto anche in questo video se mi arriva in tempo, se no
sarà nei prossimi, o magari faccio l'unboxing su Instagram. Quindi adesso guardo un pochino che cosa posso prendermi. Ed eccoci qua a mercoledì. Novità delle novità, un bel caffè latte. Quello ci serve per forza. Allora, e poi ovviamente una fantastica colazione. Io amo il mio brownie, lo sapete, l'avete visto mille volte. Se lo preparate la sera prima e lo mettete in frigo e lo mangiate la mattina dopo freddo, diventa anche una perfetta colazione estiva. E vi dirò, è tipo troppo, troppo buono. Allora, adesso tornando al metodo di studio e via dicendo, mentre vi faccio vedere un attimo il mio excursus delle giornate, questi fantastici nuggets, quello che faccio io per aiutarmi a studiare è mettermi di sottofondo un video YouTube, una sorta di study with me, no, non una sorta, di study with me, proprio cerco su YouTube study with me, ho trovato questa ragazza che si chiama The Sherry Formula, ma in realtà ce ne sono tantissime che fanno appunto study with me, e la tecnica che io utilizzo è quella 50 minuti di studio e 10 minuti di pausa, e vado così ad oltranza. Poi loro mi aiutano perché comunque mettono il timer, mettono dei suoni di sottofondo, rendono tutto più study vibe, ci sta, insomma, è molto molto carino e mi aiuta a studiare. E metto il telefono lontano così lo posso prendere solo in quei 10 minuti di pausa. E ovviamente la mia serata con albicocche e cioccolata, una serie su Netflix, in questo caso Selling Sunset, insomma sì. E passiamo alla giornata seguente. Questa mattina ho cominciato con un fantastico allenamento in palestra, e secondo me la palestra non è quella cosa tipo che mi toglie tempo allo studio, non la vedo in quel modo, anzi la vedo come un modo per caricarmi, per darmi quella grinta in più per iniziare la giornata, ed è fondamentale, è proprio quel momento che mi ricarica, ecco. Quindi che sia a inizio mattina, che sia per l'ora di pranzo, insomma ognuno ha i propri orari e uno se la gestisce come preferisce, ma serve. E serve anche una fantastica colazione, quindi quella, e poi ci mettiamo a studiare. Ovviamente ve l'ho detto, cioè l'organizzazione è la base, quindi fatevi un piano prima e non pensare che tipo mettendovi a fare un piano toglierete del tempo allo studio stesso, perché no, non è così. Se non avete un piano poi non sapete come partire, vi trovate a fare mille cose insieme e poi cioè sfasciolate e vi perdete, quindi no, organizzatevi bene e poi andate. Devo ammetterlo, dopo una settimana in cui praticamente mi ritrovo a studiare tutti i giorni, sapete, no? Ci deve essere per forza quel giorno della settimana in cui ti svegli e sei cotta. Ecco, stamattina è quel giorno per me. Sono svegliata e mi sento praticamente come se mi fosse passato un treno addosso stanotte. Cioè magari sto parafrasando un po' in maniera esagerata, però sì. La mia, diciamo, la mia voglia di vivere diminuisce sempre di più, ma meno male che c'è il caffè, quindi ho fatto questo acquisto così, e poi a quel punto ho deciso di andarmi a fare una passeggiata. Diciamo, non avevo voglia di andare in palestra, ma il mare, il sole mi ricaricano. E poi ogni volta che vado a fare le passeggiate vedo questi fantastici cuccioloni, che grossi, che belli. Io vorrei troppo un cane così grosso e portarlo a fare le passeggiate. Forse in quel caso sarebbe più lui che porta me a fare le passeggiate, ma in ogni caso passiamo alla colazione di quella giornata. Un altro tortino super buono anche questo, cioè io in estate vivo per queste colazioni fredde, ovviamente Milano ha la gioia di vivere, e quindi sì, cioè quello che voglio farvi passare attraverso questi video è che studiare è tosta, la sessione estiva è tipo, ve l'ho detto, la sessione estiva è quella più tosta per me tra tutte le sessioni, ma se uno si organizza, se uno comunque trova quelle highlights durante la giornata, poi te la vivi, insomma, e poi passa tutto quanto. Get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Scusate la mia situazione atroce, ma comunque ho ricevuto un pacchetto, quindi adesso vediamo insieme cosa c'è dentro. Il brand è questo, si chiama Kiss, e la filosofia dovrebbe essere appunto quella di bring the salon at home. Vediamo. Yeah. Wow! Oddio, che bello! Grazie, 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 me l'hanno regalate queste cose troppo carine. Allora, queste sono praticamente delle ciglia finte, oggi non vedo l'ora di provarle, magari le proviamo insieme, che dite? E mi hanno dato tutto, la colla, le ciglia, oddio grazie. Poi c'è pure un bigliettino, queste carinissime, oddio bellissime. Io mi faccio di solito, vedete, le unghie così, però effettivamente potrebbero starci per l'estate, se tipo ho voglia di cambiare, no? Anche un altro tipo, queste sono invece rosse.
Quindi sì, questo fantastico unboxing, e poi vi faccio vedere un attimo la mia cena arrangiata di quella sera. Insomma, ero stanca, ho tipo cenato alle 7 da sola e in piedi, ma a volte capita, cioè quando stai dragliando, sei mezza depressa per lo studio, capita pure quello, ma fa parte del periodo, insomma. Eccoci qua, siamo alla settimana seguente, lunedì per essere precise, e mi è arrivato il pacco da Prozis, quello che vi avevo fatto vedere, che avevo fatto un ordine settimana scorsa. Oggi è arrivato tutto, quindi adesso vi mostro velocemente cosa c'è dentro. Inoltre, volevo anche comunicarvi che se non lo state ancora facendo, andatemi a seguire su Instagram, perché adesso su Instagram sto facendo un giveaway con Prozis, quindi tutte quelle di voi che faranno un ordine su Prozis di almeno 40 euro e utilizzeranno il mio codice sconto, potranno partecipare al giveaway. Quindi voi dovrete solo fare questo ordine, spesa minima di 40 euro, utilizzando il mio codice, e me lo inviate, lo screen dell'ordine, nei miei messaggi in direct. E io così vi metto nella lista per partecipare al giveaway, che durerà, se non erro, fino al 26 o 28 giugno. Comunque poi sarò più precisa, poi metto tutto nelle didascalie. E niente, adesso apriamo i pacchi e vediamo cosa c'è. Come potete notare, questa volta ho preso anche dei surgelati, perché stando il fatto che siamo in estate comunque, però ci sono un bel po' di gelatini, quindi volevo provarli. Qua invece è roba standard. Partiamo prima dai surgelati, così poi li metto a posto, perché insomma fa un caldo boia, non vorrei che si rovini qualcosa. Dovrei mettere qua dentro per quanto è fresco. In ogni caso, qua. Ci stanno tutte le cosine, ovviamente poi queste cose le proveremo nei prossimi video su Instagram e cose di questo tipo. Allora, prima confezione di gelato è questo qua della marca Low Wow, della linea Low Wow di Prozis, la marca sempre Prozis. E questo è al gusto chocolate and hazelnut swirl, quindi sarebbe cioccolato e nocciola. E niente, questo è tipo per merenda, una qualcosa di fresco, è top. Quindi ho preso questo, sempre di questa linea ho preso anche questi che invece sono vanilla and sea salted caramel, quindi vaniglia e caramello salato. Poi sempre dei gelatini, sempre di questa linea, ho preso tutti e tre per provarli. Questo invece è peanut butter and caramel swirl, vabbè, in ogni caso. Poi le confezioni sono troppo carine. E sempre gelatini ho preso questo, perché potevo non prenderlo, dovrebbe essere tipo un magnum, però sono quelli tipo versione mini e dovrebbe avere meno zuccheri, più proteine, quindi se cercate snack proteici estivi diversi dalle barrette, questo secondo me è troppo da provare. E sì, poi ho preso questo perché comunque ci sta tipo un limite, cioè devi avere un minimo di quantitativo di surgelati per poter acquistare surgelati, e quindi per provare ho preso queste breaded chicken breast fillets. Niente, il petto di pollo panato. Adesso invece vediamo quest'altro più grosso. Allora, innanzitutto ho preso un po' di queste bagel troppo buone. Queste sono tipo l'in-brioche bagel, mi sa che non me ne mangio pure una. Queste le ho già provate una volta e ancora non le avevo riprese. Davvero troppo buone. Morbidissime, ovviamente queste le surgelo, sono anche di altri gusti, hanno quelle molti cereali, quelle alla carrucola, le surgelo e all'occorrenza tiro fuori 10 minuti in friggitrice, 200 gradi, anche meno, 160 gradi diciamo, e una bomba. Poi sapete che io amo le mie proteine vegane di questa linea, buonissime, e però questo gusto ancora non l'ho provato, quindi l'ho preso apposta per questo. Questo è il gusto mocaccino, ci faccio tipo gli overnight oats, il porridge, quello freddo per l'estate e cose di questo tipo. Poi creatina, che io prendo ogni giorno, 5 grammi al giorno, aiuta tantissimo per i muscoli, la forza in generale. Poi ho preso queste, sono piadine super sottili, dovrebbero venire super croccanti, e io ci faccio le pita chips oppure piadine in generale. Queste poi ho preso un pacchione enorme di fiocchi d'avena, che per me sono fondamentali. Questi high protein waffles, perché al cioccolato, perché li volevo provare, così da avere, li tengo in frigo, magari se ho voglia di uno snack così rapido ce li ho. Poi ho preso queste gallettine protein crispies, che sono fatte tipo con, cioè sono gallette di riso, però hanno il cioccolato sopra, e quindi li volevo provare perché ne ho sentito parlare bene. E poi ho preso
questi preparati, io ne ero matta per queste cose e ho provato anche i vari gusti di questo protein pudding che sono buonissimi, però questo qua al caramello ancora non l'avevo provato, quindi ho preso questo e questi sono facilissimi da fare, cioè aggiungete solo latte, mettere in frigo e poi la mattina dopo mangiato per merenda e vengono una bomba. E poi questo invece che è al cioccolato bianco, dovrebbe essere la mousse, ancora non l'ho provato, ma proveremo e vedremo. Quindi questo diciamo è tutto l'unboxing per questa volta e niente. Quindi pure là è pronto. Quindi niente, io concludo qua per adesso il video e vi ricordo per i giveaway, trovate tutte le info sul mio Instagram, quindi andatemi a seguire là, vi basterà semplicemente fare un ordine, minima spesa 40 euro, mandarmi lo screenshot dell'ordine nei direct e parteciperete. Metto tutto a posto e noi ci vediamo alla prossima.